proprio su queste terre, ancor prima che mille anni fa le battesse l'esercito di Barbarossa, le mucche pascolavano libere nel totale silenzio della Valle Padana, a ridosso di paludi e foreste. Là dove i monaci cistercensi e benedettini avevano stabilito le loro fattorie che avrebbero dato origine a comunità agricole e futuri villaggi. Era l'inizio della storia del Grana Padano. Nella fattoria detta Grangia, granaio alla francese, dell'abbazia di Chiaravalle a sud-est di Milano, fondata nel 1134 da San Bernardo da Clairvaux, i monaci inventarono questo formaggio del tutto speciale, a cui diedero prima il nome di Caseus Vetus, cacio vecchio, poi quello di grana, che in latino significava chicchi, granelli, proprio per la sua particolare consistenza. Pregavano e lavoravano, alzavano gli occhi al cielo e affondavano le mani nel latte, dando vita a saporiti formaggi che cominciarono a vendere per il sostentamento della comunità. La scoperta, come tutte, avvenne per caso. Dal caglio ricavato dallo stomaco dei vitellini, i frati ottenevano le formagelle, ma una di queste venne non si sa come riscaldata, al punto che ne spurgò la cagliata e il risultato finale fu un cacio consistente che si conservava molto più a lungo del solito formaggio fresco. Un ottimo sistema, oltretutto, per non buttare le eccedenze di latte muto. Così, senza saperlo, era nato il Grana Padano. Ben presto la fama di questa invenzione si diffuse in tutta la Lombardia e oltre. I monaci iniziarono a produrre il nuovo formaggio a pastadura in appositi locali con speciali caldaie, seguendo ferree regole che trascrissero su pergamena, mantenendole per secoli segrete. Nacque la professione di casaro, il converso o il contadino, che creava il formaggio nel monastero sotto il controllo dei monaci. Sorsero quindi i primi caselli, che in Lombardia e in Emilia indicavano i luoghi dove si produceva il Grana Padano. Si diffusero nelle campagne di Lodi, Codogno, Crema, Cremona, Brescia, Piacenza e il grana cominciò a varcare i confini regionali. Sul finire del XII secolo lo si poteva acquistare nell'Alta Italia e non solo sotto le mura dei monasteri, ma anche in fiere e mercati, al punto da essere venduto in filiali attive nelle principali città. Per avere il grana padano prodotto a Lodi bastava chiedere del lodesano, oppure si poteva ordinare il piasentino, il parmesano o il melanese. Seguendo alla lettera la regola imposta da San Benedetto, i monaci diffusero anche la legge della concorrenza. Il prezzo dei loro prodotti era sempre un po' più basso degli altri. Chi assaggiò il grana padano nell'antichità? Di certo il Barbarossa nel 1158 a Piacenza e suo nipote imperatore Federico II nel 1237, prima di sconfiggere nel Bergamasco la Lega Lombarda. Due anni dopo la scoperta dell'America, Carlo VIII, re di Francia, ebbe in dono dai conti Landi di Piacenza alcune grosse forme di cacio lombardo e nel 1512 il vescovo di Milano inviò a Papa Paolo III del formaggio lodesano accompagnandolo dalla seguente descrizione. È a forma di ruota, sapido e granuloso, tanto da rendere la bocca piena di grande sapore. E se nel passato il grana padano troneggiava solo sulle mense di re, nobili e prelati, oggi fortunatamente è patrimonio di tutti.